Gigi's del Church San Feliciano. Questa è la chiesa di San Feliciano, l'atrio dell'ala santo. Il 14 gennaio 1800, nel bicentenario della morte del ministro cittadino Giuseppe Grimarini 1808-2008, il reato regio architetto che da Milano il 22 giugno 1763 accettò l'incarico per la restaurazione della insigne cattedrale di Foligno, la diocesi di Foligno, il comune di Foligno, la casa di famiglia di Foligno e la Pro Foligno. UMP 18 febbraio 2009, al mio signor Giuseppe Firmarini ho conferito dell'occorrente per la fabbrica di Potesta Cattedrale, Napoli, 14 gennaio 1772, devotissimo e obbligatissimo servo signore Luigi Vanvitelli. Entriamo. Io qui ho pregato dal 2002, al 2006. Bellissima. Qui c'è stato il funerale di mia cugina, Genta Concetta. Thank you.
cominciato nel 2002, ho finito nel 2006, dopodiché ho cominciato a pregare una volta come minimo a settimana per ogni chiesa, sia di Foligno che quella raccolta di molte altre, sia anche a Napoli, sia in giro per l'Italia. E anche nel mondo, in Europa e in America. Non abbiamo finito perché pregare, bisogna pregare sempre. È un rito importante. Questa è la cappella battesimale. Bellissima, semplice. Qui stiamo guardando della serratura. Ecco. Questi sono gli acri. Ne sono tre sull'ala del figlio. Fuori c'è la farmacia, il bar Duomo. E questo sono io. Per me è stato un immenso piacere pregare qua tanti anni, ma non avendo discorso dei tributi, gli onori, della comunitarietà, perché qua si sarà la casa di Dio, però c'è sempre l'attitudine di diritto del cesariato, che molti credono qui di poter esonerarsi con la preghiera,
Invece la preghiera è un metodo, è un impegno che ci aiuta ad essere leali e precisi. Quando bisogna dare si dà, quando bisogna avere si deve avere e non bisogna spremersi per fare questo risultato. Anche perché essere corretti, essere ripresi, serve ad essere più puri di cuore, di salute, di familiarità. Messalina. Quella è la Beata Angela. Questa statua, sì. Sant'Eraclio. Dietro all'altare, quest'altare è pieno di quadri. È bellissimo. Questa è la cappella del Santissimo Sacramento, dove vengono svolte in certe sere i raggruppamenti catecumenali, ai quali io ho partecipato. Qui alle 7:30 di mattina c'è la Santa Messa, il primo lì. Confessorio. L'ala dello spirito, Francesco. Questo è nuovo, non c'era prima. Questo è Santa Aemilius. Per tanti anni è stato sempre vuoto il posto alle statue. È nuova. Quell'angelina.